qualcosa, non lo so, mi dice che tu visto da qualche parte, ma non so dove. Sicuramente abbiamo amici in comune. Probabile. Sicuramente. Io, avendo lavorato in diversi locali gay come barman, potrebbe esserci la probabilità che magari anche di sfuggita io questa persona l'abbia già incontrata. Tu frequenti ambienti gay? Allora, prima di più, perché comunque ero più piccolo, andavo un po' a ballare. Adesso, ora come ora, sono parecchi anni che non ho l'esigenza di andare a ballare e a volte mi annoia. Si cresce, per fortuna. Credo molto nel destino. Io facevo il barman qua a Roma, in due locali abbastanza rinomati. E basta. Io sono un tipo troppo casalingo. Cioè, mi piace più, capito, magari vedere il film a casa con amici, una pizza. E sto benissimo. Le persone che mi interessano, che mi incuriosiscono, sono pochissime. Quelle poche però non me le faccio scappare, capito? Ti piace la campagna? Sì, cioè, sono nato in mezzo alla campagna, quindi mio padre è un agricoltore. Ho anche lavorato in mezzo alle campagne, quindi. Vero? Vendemmiavo. La cosa più bella che può capitarmi a questo appuntamento è che nasca dell'empatia sin dal primo istante, e là sarebbe una cosa meravigliosa. Io ho due cavalli, due cani, avevo una capretta. Pure, grazie. E dimmi un po', sotto l'aspetto sentimentale, che cos'è? Cosa cerchi in una persona? Cosa cerco in una persona? Come dovrebbe essere? Una persona interessante, nel senso che una persona che abbia degli stimoli anche di vita. Una persona che collabori proprio in venirsi incontro, creare un qualcosa. Non ti dico di sicuro, che di sicuro c'è solo una cosa, però perlomeno avere delle fondamenta, no? Forse una volta cercavo disperatamente magari l'amore. Ora come ora non più. Secondo me, se arriva la persona giusta e non hai bisogno nemmeno di fare tutte queste... Allora, io sono pazzo. Io non ho una vera e propria casa. Io sto costruendo una casa su ruote. Su ruote? Che non è una roulotte. Che senso, la porti dove vuoi? Teoricamente sì, ma perché sono così? Studio molto la persona, come parla, come si muove, come si atteggia. La domenica principalmente mi dedico alla costruzione di questa casa, di questa casetta. Quanti metri quadrati? 40. A me è piccolissima. Sì, sì, sì. È il classico nido d'amore, no? Rispecchia una parte mia caratteriale. Cosa pensavi di fare questa casa con le ruote? Quando sono praticamente un po' in imbarazzo, mi sudano tante le mani, però quello non si nota. Sei dovuto scendere giù in Sicilia. Sì. Avere due radici, però la vuoi mobile la radice, perché comunque in quella... Cioè, se mi capita a me una cosa, io non lo posso sapere. Io non ho... Mi porti la casa a prezzo? Volendo potrei farlo, non mi costa nulla. Se una persona non mi piace, cerco di mascherare, però la mia mimica facciale dice tanto. Progetti di vita che vorresti, qualcosa che vorresti fare, più che altro per te. Vorrei farmi un bel viaggio. Dove? Uno, la meta più vicina, vorrei andare in Vietnam. Vicina? Vicina no, perché prima o poi vorrei fare il giro del mondo, mi piacerebbe da morire.